Ma cosa hai messo nel caffè che ho bevuto su da te? C'è qualche cosa di diverso adesso in me. Se c'è un veleno morirò, ma sarà dolce accanto a te, perché l'amore che non c'era adesso c'è. Se c'è un veleno morirò, ma sarà dolce accanto a te, perché l'amore che non c'era adesso c'è. Nararirai. Sembra finalmente sbocciare la primavera in vista del maggio in arrivo. Cosa c'è di più bello che rappresentare tutti i colori che porta la bella stagione, con piante e fiori che possono rappresentare al pieno tali cromie. Parliamo di questo proprio nell'appuntamento di questo giovedì, appunto 27 aprile, nel Caffè di TRG. Lo facciamo con Francesco Pascolini del Gadler Center di Gubbio in via Perugina, con noi collegato. A breve andremo proprio da Francesco per parlare proprio di piante e fiori legate alla bella stagione. Piccolo spot e poi torniamo subito con il caffè e con le piante di primavera. Restate con noi. Top Life dal 1990, centro e produzione materassi. Ora è anche centro del divano in un nuovo e unico punto vendita a Gubbio in via Pitagora 20. Lieve, misia, rugiada, viva. Benessere per te e per l'ambiente. Solo da Consauto è in regalo la card soccorso stradale con ogni revisione. Un autentico caleidoscopio colorato abbraccia, avvolge Francesco Pascolini, con noi in collegamento dal Garden Center di Gubbio in via Perugina. Intanto ringrazio e saluto per essere con noi questa mattina ovviamente Francesco, e qui cedo subito la linea per parlarci di quelle che sono piante e fiori che appunto tendono a caratterizzare questa primavera che sta per sbocciare. A te Francesco, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti voi telespettatori, buongiorno a te Giacomo, e eccoci finalmente, no? Una bella giornata di sole dopo questo periodo di marzo-aprile caratterizzato da un tempo altalenante, via. Questa primavera ha stentato a partire, però sembrerebbe che con giornate come questa, via, si stia rimettendo tutto secondo il calendario. E sì, oggi parleremo di piante fiorite stagionali per il periodo primaverile estivo, e lo faremo appunto proponendo qui intorno a me uno spaccato di quelle che però sono alcune delle possibilità, perché questa stagione ci consente veramente una miriade di abbinamenti, una miriade di colori, una miriade di forme, e quindi diventa a volte difficile anche orientarsi, almeno i nostri clienti a volte, vabbè, i più esperti hanno meno difficoltà, chi è meno esperto ha difficoltà per anche abbinare le fioriture o per scegliere le fioriture, perché ci sono delle considerazioni da fare. Entrando nell'aspetto più pratico, molto dipende dall'esposizione, se è un'esposizione a sole o all'ombra, dove poi noi metteremo i nostri vasi, i nostri fiori, oppure se è una situazione intermedia, e poi anche le abitudini, nel senso che ci sono dei clienti che nostri clienti che non hanno esperienza per quello che riguarda l'innaffiatura di queste piante, quindi di capire poi quanto tempo anche avranno da dedicare a questo, e quindi anche la scelta del tipo di pianta più o meno resistente. Magari le piante più resistenti hanno un effetto cromatico e un impatto visivo meno importante, e allora bisogna cercare la migliore soluzione, perché bisogna trovare un buon equilibrio fra l'effetto estetico e anche l'impegno manutentivo
e il risultato finale che si vuole ottenere, anche in termini di abbinamento cromatico. Adesso per esempio faccio una parentesi molto eubina su questo, no? Adesso ci avviciniamo al mese di maggio e sempre più frequentemente nel corso degli ultimi anni ci vengono chieste degli abbinamenti cromatici che richiamino un po' la nostra festa dei ceri. E effettivamente alcune piante stagionali oggi fanno anche al caso per questo, perché abbinamenti magari di giallo, di rosso, di blu, addirittura di nero sono possibili, però bisogna considerare anche l'aspetto poi manutentivo e di giusto abbinamento e avvicinamento di queste piante. Ecco, quindi partendo da questa premessa vediamo quali possono essere alcune scelte. Allora, noi conosciamo come pianta stagionale primaverile estiva la regina per eccellenza è il geranio. Il geranio che noi conosciamo nelle varietà zonale, quindi il geranio a cespuglio, poi nelle varietà anche ricadenti, che sono il geranio parigino o francesino e il geranio edera. Per ognuna di queste tipologie ci sono tante possibilità. Oggi per esempio il geranio zonale, che è il classico geranio a cespuglio, quello più conosciuto perché quello storico per eccellenza, quello che viene che sviluppa in verticale, quindi non ricade, è anche il più tenace forse per certi aspetti in condizioni difficili. Oggi si può trovare anche in alcune varietà che rimangono più compatte, quindi con un verde del fogliame molto scuro, e questo significa che la pianta comunque ha uno sviluppo più compatto, quindi meno espanso. Questo va bene per situazioni in cui per esempio non si deve raggiungere con lo sviluppo della pianta grandi volumi per il posizionamento, per il luogo in cui questa pianta viene messa, e anche perché in zone ventose magari una crescita del geranio eccessivamente voluminoso potrebbe creare difficoltà con le raffiche di vento e portare allo spezzarsi dei rami. Invece il geranio più compatto, quello con la foglia scura, permette di avere una maggiore resistenza in questo senso. Un'altra tipologia di geranio zonale, quindi a cespuglio, oggi molto in voga, è un geranio a fiore gigante. Adesso ne facciamo un esempio. Viene chiamato geranio champion per il suo brevetto. Sono gerani, adesso questa è una pianta giovane, ma che sviluppano moltissimo in volume e fanno dei fiori di grande pezzatura. Questo è soltanto un inizio, questo fiore diventerà molto più grande, almeno tre volte tanto. Sono dei gerani molto apprezzati perché hanno un effetto scenico molto importante, e quindi ecco, anche nell'ambito del semplice geranio a cespuglio ci sono diverse varianti. Poi per quello che riguarda appunto i gerani scendenti, quindi il parigino, francesino e il geranio edera, diciamo anche lì ci sono alcune varianti. A fiore gigante, magari oggi si possono trovare questi gerani parigini col fiore gigante che si vedono fin da lontano perché hanno un effetto estetico più importante. Poi un'altra pianta gettonatissima per il periodo primaverile estivo, che molti dei nostri clienti conoscono quasi tutti, è la petunia. Perché dico petunia? Perché la petunia è la pianta base, diciamo, quella storica per eccellenza, che propone il fiore a campanella. Adesso chiederò magari a Benvenuto di inquadrarci queste due piccole piante di petunia. Già qui c'è una differenza, queste sono petunie classiche, classiche petunie che si trattano ormai da decenni come pianta stagionale. E questa c'è una petunia a fiore tradizionale con la grandezza normale, e ci sono delle petunie a fiore piccolo, le mini petunie. Queste sono piante che in genere si mettono in aiuola perché hanno uno sviluppo verticale, sono molto facili da mantenere, ma poi da questa petunia, che è la pianta appunto storica, il ceppo originario, sono venute delle varianti che oggi conosciamo, solo che magari non le abbiniamo a questo fatto che si tratta di vere e proprie petunie, nonostante poi la loro immagine sia facilmente riconoscibile. E allora viene la variante alla petunia classica, che è la potunia. Qui si gioca sulle vocali, no? Si gioca sulle vocali. Questa è una potunia, come del resto questa. Come vedete hanno dei colori molto particolari. Si riesce ad ottenere con questa ibridazione delle sfumature veramente uniche, che raggiungono anche, come si accennava prima, addirittura
colori che prima non si potevano immaginare, come il nero, che potrebbe essere un suggerimento per gli amici sant'antoniari, per il periodo Ceraiola Gubbio, ma anche il giallo, appunto l'azzurro sfumato. Con questa variante, quindi la petunia, si sono ottenuti quindi molti molti colori in più rispetto alla petunia tradizionale, ma soprattutto è un cespuglio che viene molto compatto e pieno di fiori, ben più abbondantemente della petunia tradizionale. Quindi anche in questo caso è una pianta che negli ultimi anni è molto richiesta perché ha una resa estetica veramente importante. E poi l'altro tipo di petunia, quella ricadente. Si può parlare di petunia ricadente o di surfinia. Noi la conosciamo per surfinia. La vedete, la riconoscete perché ha una gabbia. La gabbia cosa sta a significare? Che se nel momento in cui io vado a togliere questa gabbia, la pianta ricade. La gabbia viene utilizzata a livello produttivo appunto per tenere la pianta più compatta e per evitare che si rompa nel trasporto. È una petunia che per sua caratteristica è stata modificata e ricade. Ne vediamo tantissime sui nostri balconi e ricadono anche per 70-80 cm, fino a un metro in alcuni casi, con delle fioriture a goccia molto compatte, veramente importanti. Oggi anche per la surfinia, che è appunto la petunia ascendente, abbiamo una variante più compatta che si chiama appunto surfinia compatta, che cade un po' meno, quindi scende 50-60 cm, è più robusta e è più adatta per zone ventose, perché si evita appunto l'oscillamento dei rami con raffiche di vento forti e con lo spezzamento delle stesse. Quindi ecco che dalla petunia poi si passa alla potunia, il gioco di parole, no? Sulla variante di vocale, e la surfinia, ed ecco che un altro mondo l'abbiamo toccato, che è quello dei gerani e quello delle petunie, appunto, che sono piante conosciute ormai da sempre, e abbiamo soltanto ribadito alcune piccole differenze fra quello che si può trovare come proposta sul mercato per abbellire i nostri balconi. Però ci sono tantissime altre varianti di pianta stagionale e diventa difficile anche fare un'elencazione. Perché io dovessi fare un elenco, vabbè, di pladenie, verbene, impatiens, dalie, fucsie, lobelie, bacopa e chi più ne ha più ne ha. Cioè ci sono decine e decine di proposte, e ancora solanum e portulacca. Allora, cosa significano tutti questi nomi? Significa fioriture particolari, diverse, che hanno delle loro caratteristiche. E allora una domanda che spesso ci viene posta dai nostri clienti è: ma se io ho un ambiente di un certo tipo, con un'esposizione di un certo tipo, non sono esperto e ho poco tempo, cosa devo fare? Il classico caso che ultimamente ci viene posto è quello della posizione assolata per gran parte della giornata, con poca possibilità di manutenzione. Allora è chiaro, noi non potremo mettere una pianta delicata in questo caso, perché magari che richiede molta innaffiatura perché si asciuga rapidamente per la caratteristica del suo fogliame o per la sua caratteristica proprio di pianta. Dovremo mettere una pianta che ha un'alta resistenza alla siccità e che stia bene come esposizione al sole pieno, che non si ustioni con un eccesso di esposizione al sole pieno, che da adesso in poi l'insolazione, almeno fino al 21 giugno, sarà crescente, ma poi anche tutto il periodo estivo comunque ci sarà un'insolazione importante, e tra l'altro sappiamo che le ultime estati sono mediamente più calde rispetto al passato, quindi questo è un aspetto che va tenuto presente. Infatti la domanda che ci viene posta sempre più frequentemente è anche legata al fatto che un po' stanno cambiando le cose e che abbiamo bisogno di piante più resistenti rispetto al passato in posizioni assolate e di siccità. E allora lì io non potrò proporre chiaramente delle piante che non hanno le caratteristiche giuste. Per esempio non proporrò mai una pianta di, in quel caso, di fucsia, che invece è adatta a zone ombrose e che ha bisogno di una certa quantità d'acqua. Questa è una pianta che si utilizza in genere in zone con pochissimo sole. Non potrò mai proporla per una situazione del tipo che ho detto prima, quindi con un'insolazione importante e con una situazione di siccità. Andrò a proporre qualcosa d'altro. Allora, questa pianta probabilmente la conoscete. Adesso vi sfugge, però se ci pensate bene, spesso queste piante, che è la gazzania,
si trovano nelle zone balneari e spesso vengono piantate anche nella sabbia negli stabilimenti balneari che frequentate nel periodo estivo. Se ci pensate bene, l'avete sicuramente vista in una situazione del genere. Cosa significa? Che una pianta altamente resistente al sole, non può essere diversamente se viene posta in quelle condizioni, è altamente resistente anche alla siccità, quindi va bagnata con moderazione. La caratteristica di questa pianta è di chiudere il fiore di notte e di riaprirlo il giorno quando viene colpito dal sole. È una pianta interessante per situazioni estreme, difficili, di insolazione e di siccità. Ma ancora più resistente rispetto alla gazzania c'è la portulacca, che già si conosce di più perché è una pianta che comunque è in voga da anni. È una pianta che per sua caratteristica può sembrare una pianta semigrassa, una foglia molto ricca d'acqua. Si espande orizzontalmente, quindi se non c'è un sostegno ricade. Ha dei colori sgargianti che vanno dal bianco al giallo, al fucsia, al rosso, allo sfumato. Questa è una delle tante tipologie a fiore fucsia. Anche questa pianta apre il sole, apre il fiore quando viene colpito dal sole e di notte lo richiude. È ancora più resistente alla siccità. Anche questa la trovate nelle zone balneari nel periodo estivo, quando visitate appunto le spiagge, perché anche questa è una pianta che viene utilizzata come decoro delle stazioni balneari e questo ci fa capire la sua resistenza. Quindi queste sono due piante che si possono proporre tranquillamente per situazioni difficili, estreme. Poi una situazione intermedia con un grande effetto di fioritura e anche una ridotta manutenzione è quella di utilizzare piante più note anche tradizionalmente, come le begonie. Le begonie, che è una pianta conosciutissima, ce l'abbiamo di diverse tipologie. Questa è la classica begonia a cespuglio che viene utilizzata per l'aiuola o per il vaso. È una pianta che si compra in formato piccolo, in genere hanno un vaso di 10 cm di diametro, perché, e poi sviluppano però molto in grandezza. E c'è una buona resa di questa pianta perché ha un ottimo rapporto costo-effetto. Resiste bene anche in situazioni estreme, anche questa, con situazioni di insolazione importanti. Non ha bisogno di molta acqua neanche questa qui, ma ci sono delle varianti a questa begonia classica. Una variante è la begonia gigante. Se si vuole ottenere, questa è la varietà Dragon, con la foglia leggermente allungata. Questa è la varietà Big, con la foglia tondeggiante. Entrambe sono begonie che caratteristica hanno? Se vengono messi in un vaso, forse meno bene in aiuola perché tendono un po' a ricadere, soprattutto la Dragon, diventano enormi. Da una pianta di questa taglia si può raggiungere una grandezza anche di 70-80 cm di diametro in caduta con una fioritura abbondantissima. Quindi sono adatte per loro caratteristica ad ambienti in cui è importante avere un impatto visivo della fioritura notevole, con uno sviluppo della pianta notevole. Non potranno essere utilizzate per chi ha poco spazio e per chi deve valorizzare un angolo, perché chiaramente crescono troppo, quindi anche qui si può errare. Quindi ricordiamoci che la begonia gigante non è adatta a piccoli contenitori o a piccoli spazi. In quel caso eventualmente meglio la begonia classica. Ma di begonia poi abbiamo anche delle varianti un pochino più, diciamo, con un effetto di fioritura notevole. Queste sono una begonia Elatior. Questa è una begonia più delicata per certi versi, meno adatta a situazioni estreme, ma che ha una fioritura stupenda, quindi viene utilizzata in ambienti un po' più riparati, un po' più protetti. Si può mettere anche all'esterno, però dove non c'è molto vento e dove non c'è un'eccessiva esposizione al sole per molte ore continuative. Quindi, come vedete, al di là del geranio, al di là della petunia, anche le begonie offrono un ventaglio di possibilità importanti. Qual è una pianta che per sua caratteristica però può essere adatta per chi ha poco pollice verde o comunque sia vuole una pianta con grande effetto di fioritura e una ridotta manutenzione? Una pianta che fa il caso per questo è la Dipladenia. La vediamo qui in angolo. È una pianta con una foglia lucida ovale e un fiore a campana. È una pianta tendenzialmente rampicante,
quindi fa degli stoloni che tendono ad aggrapparsi su tutto quello che trovano. Se non gli si dà sostegno diventa una pianta ricadente. Ecco che la vediamo sulle nostre finestre, sui nostri balconi, spesso come pianta ricadente, perché senza sostegno ricade. Fa una bellissima caduta, fiorita, e è una pianta che ha un ottimo risultato di fioritura e una ridottissima manutenzione, non vuole molta acqua e diciamo accetta posizioni di qualsiasi tipologia, al di là magari di un'esposizione da alba al tramonto al sole, perché può diventare eccessiva, un po' tende ad ustionarsi. Francesco, poi un rapido accenno andando avanti, non perché so vedete se, le Francesco, possibilità sono tante. Prego, Giacomo. Scusami, perché dimmi. Siamo veramente vicino alle chiusure, io continuerei con te questo viaggio in questi magici colori all'infinito. Ci vorrebbe un'altra puntata, Giacomo. Magari lo faremo, sicuramente lo faremo in un'altra puntata, visto che speriamo che la stagione sia più florente possibile per restare in tema. Non so se hai un'ultimissima proposta da offrirci, se no appunto rimandiamo magari un prossimo appuntamento. Ma sempre. Sì. Ma guarda, dammi gli ultimi secondi per dire qualcosa. Parliamo di una pianta molto richiesta ultimamente, non fiorita, quindi esuliamo dalle piante fiorite, che è questa. Questo è il falso incenso. Perché la cito tra le piante fiorite? È una pianta altamente repellente contro gli insetti fastidiosi dell'estate, soprattutto le zanzare. È una pianta che cresce molto, profuma di incenso, sviluppa molto in volume ed è un'ottima barriera biologica contro le zanzare per il periodo estivo. Quindi la cito in ultimo perché è un'eccezione rispetto alle fioriture, ma l'informazione è importante per chi vuol risolvere il problema degli insetti fastidiosi senza l'utilizzo di prodotti chimici. E io ringrazio tantissimo Francesco Pascolini del Garden Center a Gubbio in via Perugina per averci davvero fatto viaggiare questo percorso bellissimo nei colori delle piante dei fiori primaverili. Magari ne faremo un altro nelle prossime settimane per scoprirne ulteriori. Ci ha dato anche dei dettami e dei consigli davvero utili per ogni tipo di evenienza ed esigenza per chi volesse ovviamente acquistarle e adornare i propri giardini e i propri balconi. Grazie mille dunque a Francesco Pascolini per essere stato con noi questa mattina. Grazie mille davvero Francesco. Dunque lo ringrazio e lo saluto, come saluto Benvenuto Procacci che ha curato il collegamento dal Garden, ringrazio Veronica Cacciamani in regia, tutti voi che ci avete seguito, vi ricordo stasera 19.30, 20.30 TG Alto Chiascio, 19.50, 20.50 TG Alto Tevere, TG Mattina torna domani dalle 7.30, buon proseguimento con la programmazione della nostra emittente. Ma cosa hai messo nel caffè che ho bevuto su da te? C'è qualche cosa di diverso adesso in me. Se c'è un veleno morirò, ma sarà dolce accanto a te, perché l'amore che non c'era adesso c'è. Se c'è un veleno morirò, ma sarà dolce accanto a te, perché l'amore che non c'era adesso c'è. Narariraa.